Ciao, questo è un video introduttivo per il prossimo video che vi proporrò che riguarda la mia dieta disintossicante di 2 giorni. Allora, sono stata a Londra, sono tornata questa notte e di certo a Londra non sono stata attenta a quello che ho mangiato, per cui ho mangiato di tutto, sono per lo più etnico, indocinese, greco, turco, ho provato un po' di tutto, ho mangiato, ho mischiato vari sapori e soprattutto ho bevuto birra, per cui sento che il mio fisico lampeggia, mi chiede aiuto, ho bisogno di depurarmi, di ripulire il fegato, eliminare le tossine. Farò una dieta di 2 giorni soltanto, è una dieta depurativa, non è dimagrante, è una dieta per sentirsi meglio, per togliere un po' di schifezze accumulate negli ultimi giorni di vacanza. Allora, la mattina farò colazione con il porridge, con frutta fresca, vi farò vedere poi ogni processo di preparazione. A pranzo mi farò una bella bibitona a base di frutta e verdura. A merenda, quando ne avrò voglia, prenderò frutta fresca con cannella. E a cena mi farò delle vellutate di verdura, senza burro, senza condimenti aggiunti, semplice insomma, solo con un pizzico di sale. Vi farò vedere poi il procedimento. Utilizzerò per la cottura e per frullare la frutta, userò il Bimby perché ho quello e devo dire che le carote le rende liquide, insomma, come una centrifuga, per cui se voi avete altri frullatori, non essere robusti per frullare le carote, per dire, o altre insomma frutta un po' più dura o verdura. E nel Bimby cuocerò le vellutate, però voi potete utilizzare metodi tradizionali. Vi farò vedere poi ogni step come preparo io le cose che mangio. Naturalmente non è una dieta, insomma, per periodi prolungati, serve soltanto a così un attimo per riprendere un po' la forza vitale iniziale persa dagli ultimi eccessi mangerecci. Niente, ci vediamo domattina con la mia prima colazione a base di porridge, che comunque mi piace tantissimo. Ciao, domani mattina. Buongiorno, questa è la mia colazione di oggi a base di porridge. Allora, prendiamo, questo è un, ne ho provati tanti di porridge, questo è il mio preferito, si trova nei supermercati più grandi ed è più solubile degli altri. Praticamente il porridge non sarebbe altro che fiocchi d'avena cotti, naturalmente. Allora, ne metto un pochino così, diciamo mezza, ho fatto un po' di confusione, ma si può capire perché sono uno zombie. Ne ho messo un po', qualche cucchiaiata, poi uso l'acqua, potete anche usare il latte di riso, io ho provato con tutto, però alla fine con l'acqua va benissimo. Ne metto un altro po', ne ho messo poco, cercando di centrare la tazza perché sarà molto difficile di prima mattina. Un altro po' d'acqua perché così viene più cremoso. Ecco, diciamo, questa è la composizione giusta. Allora, apriamo il forno a microonde e impostiamo per una cottura di circa 2 minuti, anche meno. E adesso aspettiamo. Allora, i 2 minuti sono passati, vediamo un po'. Bello fumante, ecco, come una specie di crema, un budino. Questa è diciamo la perfezione, insomma, è creare una pappetta di questo tipo. È avena cotta con l'acqua, per cui leggerissimo, ricca di fibre, a basso colesterolo, tantissime proprietà. Ci metto un po' di cacao amaro senza zucchero, perché comunque il porridge da solo non sa di niente, bisogna aggiungere qualcosina per dargli più sapore diciamo, renderlo più gustoso. Poi non ho le banane perché non le ho comprate, le mangerò così domattina, e per adesso metto delle prugne che lo addolciscono ancora di più. Ecco la mia colazione. Ci vedremo dopo per il pranzo. Questa sarà la mia colazione di oggi. Ciao ciao. Ecco, siamo arrivati al momento del pranzo. Vi farò vedere come preparo io un frullato. E per adesso ho usato le cose che ho a casa. E in genere aggiungo anche il finocchio, il sedano, a volte anche i citrioli.
Però per adesso aggiungiamo allora 2 kiwi, una banana e una carota. Attenzione che se non avete il bimby dovete avere un bel frullatore bello robusto perché le carote sono un po' un problema. Una banana abbiamo detto, poi via. Un succo di un limone. Attenzione a non far cadere. Ok, il succo di limone è andato. Poi io, questa è la tazza che uso in genere, la riempio quasi tutta di acqua, acqua da bere, ce l'aggiungo, così lo rende più liquido. E poi a piacere, voglio aggiungere le bacche di goji, a volte ci metto altri semi, semi di lino, altre cose così. Adesso oggi ci voglio aggiungere un po' di bacche di goji, una manciata. E poi un mix di semi, tanto viene frullato tutto, per cui qui ci sono semi di lino, semi di zucca, boh, altre cose che adesso non riesco a individuare, ci mettiamo anche quelli, vediamo come viene, senza sparpagliarli per terra, possibilmente come ho fatto io. Ok, chiudiamo il coperchio. Allora, lo facciamo andare anche per poco, insomma, tipo anche un minuto e mezzo e aumentiamo la velocità. Sì, 1 minuto e mezzo e qui noi piano piano aumentiamo la velocità. Poi vedrete. Per farlo liquido deve arrivare a 8, diciamo, per farlo proprio bello liquido. Finito. E ci avverte. Allora, vediamo un po'. Togliamo il coperchio. Perfetto, è arancione perché prevale sempre di più la carota, non so perché. Allora, in 1 minuto e 30 abbiamo preparato il nostro, beh, non entrerà tutto, il nostro pranzo. Manca solo la cannuccia e abbiamo finito. Ci vediamo più tardi per la nostra buonissima cena, stavolta un pasto caldo. Ok? Ciao, a stasera. Ciao, siamo nel pomeriggio, io ho un certo languorino, una certa famina, per cui mi sono preparata una merenda con noccioline Casarecce che mi ha dato la vicina, che non ho mai assaggiato, speriamo siano buone, e poi una semplice mela a cui aggiungo la cannella. La cannella ha tantissime proprietà che ora non vi sto a elencare, ma conoscerete benissimo ed è buonissima, per cui anche sulla frutta un po' più semplice come una mela dà un tocco in più spettacolare. Niente, ci vediamo stasera, questa è la mia merenda. Ciao! Allora, ciao, ciao a tutti, adesso è ora della cena e del mio pasto caldo a base di verdure. Seguiamo la ricetta del bimbi per fare una vellutata di zucchine, anche se cambierà qualcosa, cioè non aggiungerò burro o altri formaggi. Allora, vediamo un po', vado a tutte le ricette, a quelle recenti perché la uso spesso, per cui sta già a memoria. Salsa al pomodoro, pesce, eccola qua, crema di zucchine, proprio la prima. Allora, riavviamola, allora, crema di zucchine. Qua mi dai gli ingredienti, la cipolla, l'aglio, le zucchine, l'acqua, il brodo vegetale, eccetera, eccetera, che in genere consiglia quello che fa il bimbi, ma io non ce l'ho. Fresco, per cui userò quello in polvere disidratato. Allora, 50 grammi di cipolla a metà. Ok, tanto la cipolla non fa male, là uno spicchietto d'aglio, ok. Poi posizioniamo il misurino. Andiamo avanti e questo viene frullato. Andiamo avanti, riunire sul fondo con la spatola. Arriva la spatola. E ora cerchiamo di non piangere con tutte queste cipolle. Ecco qua, fatto. Andiamo avanti. 500 grammi di zucchine, le ho già pesate prima, ma le pesa, ecco, ricontrolliamo il peso qui. 100 grammi, 160. 260, 370, 510, vabbè, mettiamolo tutto, anche se un po' di più, 540, non fa niente.
500 grammi di acqua, ora ricontrolliamo perché anche qui la ripesiamo. Ho usato quella del rubinetto. Ok, a posto. Quasi, 505, ok. Un dado, ma io ecco, metto un pochino di polverina di questo brodo normale, disidratato. Diciamo un pugnetto, anzi, pure troppo, ecco qua. Fatto un macello come al solito, ecco qua un pugnettino e lo mettiamo. Poi mezzo cucchiaino di sale, ce ne metto proprio una puntina, ecco così, non di più. Allora, un pizzico di pepe, no, saltiamo, posizionare il motorino. Ora per 15 minuti mi cuocerà a 100 gradi e a velocità lenta. E ora mettiamo in pausa intanto che mi cuocio le zucchine. Ecco, fatto, sono passati 15 minuti, vediamo un po' di andare avanti. Allora, spingiamo avanti. Allora, qua ci chiede il burro, saltiamo, non lo mettiamo. Qua ci chiede il formaggio fuso, saltiamo. Posizione a misurino, niente, perché comunque è già fatto. Poi, ora... ruotare la manopola fino alla velocità 4, questo sarebbe per diciamo sbriciolare le zucchine che comunque sono cotte. Andiamo. Aumentare la velocità gradualmente fino a 8, così lo fa proprio tipo passato. Andiamo avanti. Allora, aggiustare la salsa con sale e pepe e servire subito, va bene. Non ci interessa, ah, bene, bella fumante. Faccio vedere che bel colorito verde. Allora, proviamo il piatto. È bella proprio liquida. Allora, non ho messo burro, non ho messo formaggio. È soltanto un bel pasto caldo a base di verdure. Ecco qua, penso che questa la manterrò per domani. Allora, con questa la mia giornata, la prima giornata di disintossicante. È finita, prenderò questo e poi la mia giornata si concluderà probabilmente con una tisana fatta con camomilla oppure con frutti rossi, non lo so, per cui prima di andare a dormire farò una tisana e così concludo la mia giornata. Spero di esservi di ispirazione per, non lo so, un'alimentazione sana e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!